Cerimonia toccante con la deposizione di una corona di alloro nel cippo che ricorda il sacrificio di tanti innocenti alla fine della guerra. Anghiari non dimentica la messa, il corteo, il saluto del sindaco Alessandro Polcri e del comandante provinciale dei Carabinieri Gianfranco De Crescenzo. Sì, sono passati 79 anni da quella tragedia, dalla bomba di quell'ordigno che scoppiò proprio in questo luogo. Oggi rimane, diciamo, il cippo originario che ci ha lasciato Don Nino Conti, che fece le prime trascrizioni proprio del verbale di quegli accadimenti nei giorni successivi dunque alla bomba. E poi abbiamo mantenuto anche, diciamo, questo luogo in modo dignitoso, e qualche anno fa abbiamo anche rifatto la stele dietro con tutti i nomi delle 15 vittime, che fu l'ultima, diciamo, l'ultimo elemento, l'ultima coda, diciamo, delle rappresaglie legate dunque alla resistenza. Dunque sono passati 79 anni, dunque è un dovere ricordare, le istituzioni sono oggi qui presenti.